Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 17 novembre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Innanzitutto la divisione. Ormai ogni giorno che passa c'è una divisione tra Salvini e Di Maio. Ha ragione forse il fondo oggi di Ricolfi sul Messaggero e sul Mattino. Il professore torinese dice molto chiaramente: dalla denuncia della manina in poi, quella che fece Di Maio in seconda serata da Vespa, si è rotto qualche cosa, e riguardava il condono fiscale, si è rotto contro qualche cosa nel rapporto tra Di Maio e Salvini. Non vanno d'accordo più su nulla. L'unica cosa che li mette insieme è l'antipatia nei confronti dell'Europa, e i due partiti sembrano cementati soltanto nell'attaccare l'Europa. La cosa più divertente è che il motivo per il quale c'era la manina era dunque il condono fiscale. Condono fiscale che da ieri sappiamo tutti quanti essere scomparso di fatto dal decreto fiscale. Dunque, insomma, c'era una manina, la Lega rimette il condono fiscale con la dichiarazione integrativa e poi la cosa scompare. Buongiorno a Rita. Cantone ci ricorda che il motivo per il quale si stanno scontrando, mi sembra sul Corriere della Sera di oggi, sono i termovalorizzatori. I termovalorizzatori, quando non sono fatti, creano casino, e quando si crea casino, lì sì che i clan prosperano. Sui termovalorizzatori, guardate, io pubblicherò tra poco sul mio sito nicolaporro.it quello che penso sui termovalorizzatori, ma i numeri parlano chiaro: non inquinano. Vengono fatti in tutto il mondo, in Lombardia ce ne sono 13, la differenziata serve ma non è indispensabile, e quando ci sono i termovalorizzatori, cittadini, soldi, economia, rifiuti, tutto viene gestito meglio. È soltanto da pazzi pensare che non ci sia, come ha giustamente detto Salvini in modo sacrosanto, che non ci sia un cavolo di termovalorizzatore in ogni provincia italiana. Sapete quanto costa una tonnellata di monnezza portata in un altro termovalorizzatore, in genere all'estero? Tra i 150 e i 200 euro a tonnellata. Sapete quante tonnellate di rifiuti indifferenziati la Campania porta all'estero? Circa 500.000 tonnellate. 1.200.000 sono quelle che produce di indifferenziata, 700.000 vanno al termovalorizzatore di Acerra, fortemente voluto contro tutti i minchia di comitati da Berlusconi, grazie a Bertolaso fu fatto, vi ricorderete, con i militari. Grazie a quello non c'è emergenza in Campania, cosa che c'è in Sicilia, dove continuano a mettere i termovalorizzatori consumando territorio. Sulla TAV da segnalare che hanno definitivamente fatto fuori il commissario per il Terzo Valico, si chiama Rettighieri. Vedete, qua hanno già fatto 4 lotti ed è la ferrovia che dovrebbe unire Torino, Milano, Genova, sostanzialmente il porto, alla parte più produttiva di questa città. L'idea che ci sia ancora qualcuno che dopo 4 lotti fa perdere tempo per la costruzione del quinto e del sesto, sono stati già fatti 4 lotti, è criminale. Chiaro? Criminale. Grazie Roberto. Senza se e senza ma. Ma se si può discutere, secondo me non si può discutere, la TAV Torino-Lione, e non si può discutere, voi mi dovete spiegare secondo quale criminale idea si possa pensare di far rallentare la ferrovia tra Genova e Milano, tra Genova, Milano e Torino. È una roba da matti. E tu dovresti prendere per la collottola questi politici e dirgli: siete dei criminali, criminali. Tra l'altro dovrebbero prendersela i 7.000 lavoratori coinvolti in questa, che in realtà valgono 7.000 persone, in realtà questa cosa vale per milioni di persone, vale per 60 milioni, per gli italiani che devono e per forza devono pretendere che ci sia la conclusione di un'opera che è già stata fatta per 4/7. Draghi ha detto due cose: la prima, che chi ha debito non deve aumentarlo, e grazie al cavolo, però ha detto una seconda cosa, leggo sul Sole 24 Ore, che potrebbe allungare il quantitative easing, vedremo se lo farà. Mi sembra la seconda più importante della prima, la prima era abbastanza scontata, mentre ci sarebbe un accordo franco-tedesco, sempre là, sempre il motore dell'Europa, per aiutare con fondi europei allo sviluppo e all'innovazione e agli investimenti, tutti tranne quelli che derogano alle regole di Maastricht e non solo, quelle che sono seguite, quindi tutti contro l'Italia. Ridicoli come sempre Aresina e Giavazzi, oggi fanno un pezzo sulla prima pagina del Corriere della Sera, peraltro l'avevo già recensito quel libro. I liberali sono di sinistra? No, i liberali non sono di sinistra, se volete non sono neanche di destra, ma i liberali non sono di sinistra, questo è poco ma sicuro, potrebbero non essere di destra, ma i liberali non sono da sinistra. Loro, che si vergognano di definirsi per quello che sono, cioè due economisti di destra, si vergognano di dirlo, vogliono fare i paraculi.
Loro con il Corriere della Sera e con tutto, non hanno il coraggio, cioè hanno un atteggiamento vigliacco nei confronti delle etichette, perché ci spiegano che la meritocrazia è di sinistra, che le tasse, ridurre le tasse è di sinistra. Vedete, questo non lo dicono perché convinti, lo dicono semplicemente perché non vogliono rompere quel tabù per il quale se ci si dice non di sinistra non si è accettati nelle università, nei consessi, nei come possiamo dire, sai, c'è questa rietta un po' del professore di serie B, come loro sono dal punto di vista della loro coraggio, ottimi talvolta nelle ricette, vigliacchi nel coraggio di dire, di dire che i liberali sono di sinistra, una cosa che mi disgusta. Molto bella l'intervista oggi, parole forti, sì, parole forti, perché quando vedo l'intelligenza dei liberali messa al servizio del pensiero comune, mi vengono, esatto Beatrice, sono paraculi, mi viene un po' il sangue al cervello. E il Daily Mail oggi fa una bellissima intervista a Theresa May, la quale dice, cioè, veramente una cosa che se l'avesse fatta un uomo sarebbe stupenda. Dopo 5 ore di consiglio dei ministri, per fortuna che c'era mio marito che mi ha servito un bel whisky. Travaglio oggi si occupa della ennesima sua condanna da parte della famiglia Renzi, viene condannato a 50.000 euro e piagnucola quando lui riceve delle condanne per diffamazione. Quello che disse, che io sguazzo nella merda, questo ha scritto, io sguazzo nella merda e prendo la paghetta per dire cose non vere. Io non l'ho querelato perché penso che le querele tra giornalisti, a meno che proprio non avvenga qualcosa di incredibile come mi ha fatto Bottura sul radio DJ che ha finto la mia voce, ma quella non è una querela per diffamazione, quello è abuso della credibilità delle persone, perché ha finto di essere me, tra l'altro nel mio momento di maggiore debolezza. Stessa cosa ha fatto Travaglio, ma comunque sia, io difendo l'idea che Travaglio sia un maleducato e difatti non l'ho querelato, ma difendo meno Travaglio quando vedo che piagnucola se viene condannato, e quando viene condannato lui è una ingiustizia infinita. E, tra l'altro, raccontando che, vabbè, lasciamo perdere, su TIM invece la grande partita economica di queste ore, lì sembra che si stia avvicinando la possibilità per Gubitosi di diventare amministratore delegato della grande colosso, oggi un grande colosso, direi dall'ex colosso con i piedi d'argilla. Gli vogliono togliere la rete, è una vecchia idea di togliere la rete a Telecom, cioè togliere lo scheletro a quella società, è una vecchia rete della sinistra italiana, come della sinistra italiana una vecchia idea essere contro i termovalorizzatori, della sinistra italiana è il reddito di cittadinanza, della sinistra italiana è il... è l'atteggiamento contro gli amministratori di Telecom. E quando leggo oggi che il PD piagnucola perché toglieranno, ci vuole la nazionalizzazione, i grillini vogliono togliere la rete a Telecom, e mi dico, ma scusate, il piano Rovati, lo ricorda oggi Sergio Rizzo, ma ovviamente non con questo tono, il piano Rovati che tutti quanti voi amavate, e le commissioni industria del PD che volevano che si togliesse alla Telecom la rete perché la Telecom non poteva avere la rete, ma chi le aveva pensate quelle robe lì? Non le aveva pensate la sinistra? Oggi lo fanno i grillini, anzi lo fa la Casaleggio e Associati, che nasce in Telecom, diciamo in collaborazione con Telecom, e che oggi sa bene cosa vuol dire le telecomunicazioni. Questa è la morte di una società italiana che è stata grande, diventerà un reseller, un rivenditore di telefonia, perderà una parte fondamentale della sua attività, ovviamente perderà in questo molti dipendenti, e i dipendenti verranno pagati da questa rete pubblica controllata dalla CDP. E Repubblica oggi si scandalizza, blitz del governo su TIM. Ma dov'era Repubblica quando fece tutta la campagna contro Tronchetti Provera proprio perché gli si togliesse la rete e anche l'azienda? Viene da ridere. Il garante della privacy si accorge oggi, a 40 giorni dall'entrata in vigore della fattura elettronica, che viola tutte quante i criteri della nostra privacy. Sostanzialmente, facendo io fattura, essendo io partita IVA, do informazioni a chi faccio la fattura, quanto la faccio, dove per quali prestazioni, tutti questi dati sono scarsamente, secondo la privacy, segregati. Anche Michele Serra oggi sull'Amaca si lamenta dicendo che la burocrazia fa male soprattutto ai poveri, calcolando, poverino, dovrà fare anche lui la fattura elettronica e non ha voluto leggere le istruzioni. Quello che io dico è che persone come Michele Serra e tanti altri sono quelli che hanno sempre voluto più regole, più controllo all'evasione fiscale, e adesso che ve le mettono siete contenti, no? Siete contenti, volete la lotta all'evasione fiscale, la fattura fiscale è perfetta.
realtà la fattura elettronica è esattamente il modo per non avere più evasori. Una parte ovviamente non la farà e sarà evasore totale. Noi che la facciamo, come sempre quando si fanno la lotta all'evasione, dovremo pagarne il prezzo. È scritto. Quindi anche qui, questi che piagnucolano oggi, è esattamente quello che volete voi. Minore evasione fiscale? Gli autonomi sono tutti ladri? I commercianti sono dei banditi? E allora prendetevi la fattura elettronica e, caro Serra, non vi lamentate se dovete leggervi qualche istruzione in più. Ed è chiaro che soprattutto i più deboli ci rimettono. E inchiestina di Livini sulla Casaleggio Associati, insomma, l'unica cosa che è divertente è che Di Maio dire, quando si parla di conflitto di interessi, perché si beccano, diciamo, consulenze dalle Poste, dalle grandi partecipazioni statali, che loro vogliono mantenere sempre più partecipazioni statali, dice Di Maio, dice: il conflitto di interessi è come se non potessi occuparmi di scuola perché mia madre insegna. Beh, fantastico, prima era in origine era Mediaset, oggi ci troviamo non tanto alla scuola ma alla Casaleggio Associati. L'Avvenire è l'unico giornale che si ricorda ovviamente in apertura dei 42 sfollati uccisi nella Centrafica insieme ad un sacerdote, perché cristiani. Insomma, qualcuno se le ricorda ancora queste cose. Ciao Carla. Feltrino stupendo sulla Stampa, ve lo consiglio. Cosa ti scrive Mattia Feltri? Si cucina quel genio del generale De Falco, ammiraglio De Falco, quel che cacchio è De Falco, quello che mi stava antipatico già quando prima era granché, era simpatico a tutti, no? Quello della barca, di Schettino. Insomma, ho questa tendenza ad avercela un po' con i moralisti, perché dopo quella operazione ha fatto il super moralista. Beh, insomma, dice Feltrino, questo oggi si lamenta perché rivendica l'articolo 67 della Costituzione, in cui dice: non mi potete cacciare perché io rispondo agli elettori, ma comunque non c'è un vincolo di mandato. Cioè è la vecchia battaglia, no, sul fatto che i partiti non possono decidere dei loro eletti come vogliono. Però gli ricorda Feltrino che l'articolo 67 della Costituzione, a cui oggi si appella De Falco, è esattamente quell'articolo della Costituzione che in campagna elettorale sia Di Maio, il suo leader politico, sia Grillo avevano chiesto di abolire, o che volevano abolire. Aug Giorgio. Allora, che fa De Falco? Si fa eleggere da un partito che vuole abolire l'articolo 67, e poi quando quel partito se la prende con te, tu rivendichi l'articolo 67 grazie al quale tu sei stato eletto amoralista dei miei stivali. È una cosa straordinaria. Fattura elettronica non può partire, Italia non è pronta, sarà un disastro, dice Maurizio. Non lo so, comunque sarà un bel pasticcio per tutti quanti noi. Gli studenti che manifestano, insomma, che è una storia di cui vorrei parlare, ma fino a un certo punto si è sempre visti i manifesti. Oggi manifestano contro Salvini, le bandiere incendiate, Libero, sul Libero motto la scrivo, ora è ufficiale, gli studenti sono proprio cretini. Io temo che questa sia una costante, che alcuni studenti siano cretini. Chiunque sia stato a scuola sa quanto sono cretine le occupazioni, le minchiate, Che Guevara, no Salvini, tutte queste cose di questo momento. Ma il problema, secondo me, qua non sono i genitori, qua sono i figli di gli studenti, sono i figli di genitori che immagino come abbiano cresciuto queste persone, perché l'idea che uno possa bruciare una bandiera in una famiglia normale, in una famiglia, diciamo, educata, ha dei principi sani, non si bruciano le bandiere, anche se quelle bandiere sono in quel momento rappresentate dal peggiore dei comunisti, dei grillini o dei destri inimmaginabili, no? No? Quindi il problema qua non sono gli studenti, anche perché io penso che ci sono migliaia e centinaia di migliaia di studenti che invece con queste procedure di questi quattro deficienti non hanno nulla a che vedere. Penso più a loro che a quelli che vanno in piazza. Verrà probabilmente, dice Andrea Greco, oggi su Repubblica eletto presidente della Consob Midenna. Ben gli sta a questi amici nostri leghisti, pare che il Giorgetti non fosse d'accordo. Si beccano un bel sindacalista della CGIL, un professore universitario che distruggerà quel poco di flessibilità che le imprese quotate hanno, ingabbiate come sono da migliaia di regole, in questa specie di proto grillino, cripto grillino, tra l'altro ha lavorato con la Raggi, dal carattere irascibile, e che è riuscito a convincere i grillini a far fuori tutti quanti i candidati della Consob tranne se stesso. Ce lo prendiamo e ce lo piangiamo questo Midenna, sempre però amato dai giornali. Onestà, il disgustoso pensiero unico che oggi soprattutto sui termovalorizzatori si sta ribattendo contro di noi. Direi che per oggi è tutto, più tardi metterò sul mio sito il mio pezzo sui termovalorizzatori con tanti numeri e tante ragioni per le quali bisogna dare ragione, straragione a Salvini, un termovalorizzatore in ogni provincia. Ciao!